Ecco, Federica Taglialatela è una delle tante vittime di mafia, ma in quanto ischitana chiaramente per noi ha un ricordo particolare e lei è in grado di testimoniare. Sono in grado di testimoniare perché noi ogni anno ricordiamo Federica e ogni anno una delegazione della mia scuola si reca a Piazza Garibaldi presso la stazione da cui partì il treno 904 che da Napoli avrebbe raggiunto Milano. Federica è nei nostri cuori sempre, ormai sono 35 anni, ricordiamo la sua figura, era una ragazza di 12 anni che frequentava la scuola media Scotti e oggi la ricorderemo con la piantumazione di un bellissimo albero dedicato a lei e questa cosa mi fa molto piacere, non potevo non essere presente oggi per ricordare ancora una volta il messaggio che lasciò Federica in un compito di italiano in cui parlò proprio della violenza. Erano pochi giorni prima di che lei partisse per quel tremendo viaggio e noi lo abbiamo fatto negli anni, continueremo a farlo per non perdere la sua memoria. La cosa importante è ricordare quello che è successo, perché fu una tremenda tragedia, fu lo scoppio di quella bomba sconvolse gli animi di tutta l'isola d'Ischia. Era l'84 e da quel momento noi, grazie anche a una fondazione che è stata creata all'interno della scuola che porta il suo nome, grazie anche alle cerimonie per ricordarla del palazzetto che è dedicato a lei e quindi altri momenti proprio di aggregazione degli isolani con la nostra scuola, lo facciamo e continueremo a farlo perché Federica fa parte della memoria storica della scuola media Scotti. Oggi ancora Assunta Pacera, che è la sua insegnante di italiano, insieme a Sandra Malatesta, che è stata la sua insegnante di matematica, la quale purtroppo non è stata presente, non può essere presente perché è molto raffreddata, mi ha lasciato invece una relazione da leggere e lo farò dopo. E poi c'è Gianni Vuoso che da sempre ha questa sensibilità e si reca con me a Napoli insieme a una rappresentanza anche del comune di Ischia per ricordare questa figura insieme alle altre vittime del treno 904 e ricordiamolo che ci sono ancora in corso dei processi perché la verità ancora non è venuta fuori, ci sono ancora molti misteri. Sappiamo che c'era la mano della mafia dietro, come anche la camorra napoletana, c'era l'Ndrangheta, c'era anche tante altre figure che purtroppo si nascondono dietro quello che sappiamo è stato uno scandalo degli ultimi della trattativa Stato-mafia, che però non è stato ancora chiarito del tutto, quindi attendiamo che ci siano ancora dei risvolti giurisdizionali e quindi che la verità veramente venga fuori. Io ringrazio di questo anche la presidente dell'Associazione delle Vittime del Treno 904, Rosaria Manzo, che pure oggi non potrà essere presente, la quale mi ha anche telefonato per dirmi, mi ha pregato di fare presente che lei, come tutta l'associazione, ancora lotterà perché la verità venga fuori e che si sappia quindi raccogliere tutti i tasselli che comunque ci sono, ma che vanno quindi di nuovo messi insieme affinché appunto la verità venga finalmente alla ribalta.